bella? Sì. Sì, bellissima. Prima le tue queste luci non ti rende molto giustizia. Che cazzo vuoi? Vuole dire un cesso. Dai ragazze. Bravo. Però tanta roba. Esatto, ma come fa la gente a stare sotto i 6? Ci vuole male alle braccia. Sono andate fortissime dall'inizio. C'è anche male alle braccia. Cioè non è solo... Sì, anche. Aiuto. 2, 1, via. Bravo. Allora raga, abbiamo fatto questo primo WOD degli Open. Io fra questi due qua dietro hanno fatto meno di 7 minuti, quindi direi bene. Questi qua due qua davanti hanno fatto più di 7. Io un po' più colpevole perché sono andato a 7.30. Un po' più live sulla metà. Più 7 è? 0.3. Lo perdoniamo perché noi fai 6. Speriamo. Io no. E la media comunque viene sui 7 minuti mondi, perfetto. Quindi comunque va bene, non abbiamo intenzione di rifarlo. Quindi abbiamo presentato ufficialmente il team di quest'anno, Sagittarius, CrossFit Sagittarius, siamo noi quattro. Vedremo di andare più in là possibile. Una bella? Sì. Sì, bellissima. Prima le tue queste luci non ti rende molto giustizia. Che cazzo vuoi? Mi vuole dire sei un cesso. Ok, ciao. Aspetta che mi metto. Allora, nome e cognome. No, prima solo nome. Ok. Nome, via. Ok. Nome. Francesca. Cognome. Zagarini. Età. Dai, sei già qua. 26. Da dove vieni? Torino e o Cantù. Torino. Torino. Da quanti anni fai CrossFit? 6. Qual è il tuo movimento preferito? Pistol. Il movimento più odiato? Vogatore. Sei sicura? No, forse stall bike. Se vincessi un milione di euro, cosa la compreresti come prima cosa? A casa di Viviano. Quante volte ti ubriachi all'anno? Ultimamente poco. Meglio. Una. Che triste. Qual è la tua paura più grande? Non ho paura. Paure. Non tengo paura di niente, com'è? Stassi il cazzo. Cosa? Tu. Dai, è veloce come cosa. Nome? Lucia. Cognome? Borziano. Età? 25. Da dove vieni? Gelo. Da quanti anni fai CrossFit? 6. Qual è il tuo movimento preferito? Snatch. Un RM? No. Cioè un barber cycling? Ti piace? Ok. Movimento più odiato? Vogatore, la bike, la sub bike. Quindi simile a Francesca. Se vincessi un milione di euro, cosa compreresti per prima cosa? La casa di Talon. Quante volte ti ubriachi all'anno? Cambia domanda. Salta, salta. Devi essere sincera. Ubriaca, proprio forte, dai. Ora meno, da quando ho conosciuto Viviano meno. Qual è la tua paura più grande? Conoscere Viviano. Nome?
Edoardo. Cognome. Talon. Età? 30. Aia, non fierissimo. Da dove vieni? Da Concordia Sagittario. Quindi qua. Da questo box. E da quanti anni fai CrossFit? 9 o 10. Quindi hai iniziato nel 2014. Buono. Sì. Movimento preferito? Handstand push up street. Subito, bam, secchissimo. Tutta la vita. Movimento più odiato? Chest to bar. E se vincessi 1 milione di euro, cosa compreresti per prima cosa? Io compro Biviano. Non voglio la casa, voglio Biviano. Quante volte ti ubriachi all'anno? Ubriacarmi 2, 1. Poche, bravo. Negli ultimi anni veramente poco. Sei un atleta. Beh, sono veneto, ogni tanto bevo qualche bicchiere di vino, ma mai... Da spaccarti sempre. Qual è la tua paura più grande? Provare a cestubare thruster in un workout. Questa volta le faccio io le domande a Biviano. Nome? Emanuele. Cognome? Biviano. Età? 26, tra poco 27 sto anno. Da dove vieni? E Trieste. Da quanti anni fai CrossFit? Da 7 ormai, ho iniziato intorno a fine 2016, quindi forse 8, calcoliamo, circa, sì. Movimento preferito? Snatch pesante sicuramente. Movimento più odiato? Movimento più odiato? La corsa. Non so perché ci ho pensato tanto. Il movimento c'è nel CrossFit, forse. E se vincessi 1 milione di euro, che cosa compreresti? E... cosa comprerei? Cosa mi guardi? E... cosa mi comprerei? Questo non ci ho pensato. La skill della corsa. Esatto, non so, pago il miglior allenatore al mondo per farmi diventare forte nella corsa. Quante volte ti ubriachi all'anno? Dai, io 3 tutte, quindi una volta ogni 4 mesi, tendenzialmente più l'estate però, che la stagione è finita, quindi però 3 volte sì. E concentra tutte durante l'estate invece di... Esatto, poi basta, ragazzo. Sono un bravo ragazzo. E qual è la tua paura più grande? La paura più grande è che esca in un workout 5K di corsa, ma veramente. Allora ragazzi, siamo alla fine del primo weekend degli Open, l'abbiamo provato solo una volta, loro tre abbiamo capito che sono andati forte, io un po' meno, ma mi aiutano, speriamo nei prossimi vol magari io aiuterò voi, speriamo, se no cambio team. Tabby Sport. Devo fare i video per il canale di Biviano per fare gli Open. Sì, esatto, sempre che li stresso, li sto addosso, su facciamo questi video. Primo weekend finito, e ultime considerazioni, sei contenta? Dai, sì. Proveremo a spaccare assolutamente tutto. Assolutamente sì, spaccheremo. Non aver paura di guardare. Edo, ci spacchiamo. Ah, ci spacchiamo. Quindi anche quello. Vabbè. Ci vediamo nel prossimo episodio, quindi il prossimo weekend workout 2 degli Open.